Allora, qualcuno vi ha definito presidente l'ultimo presidente di Zemallandia, perché l'ultimo che è quello che ci ha fatto gioire e godere è stato il grande De Cicco. Sarà anche con il Lugano così? Ma ci sono tutte le premesse per essere così, perché io ho una stima profonda per questo allenatore, quindi so che lo devo lasciar fare, lo devo lasciar lavorare, e poi anche l'ambiente che c'è in Svizzera secondo me è più consono a far lavorare una persona delle capacità di Zeman. Presidente, noi ovviamente la squadra è giovane, ci sono un paio di giocatori interessanti, però dal punto di vista proprio probabilmente manca qualcosina, almeno un goleador. Ma lei ha preso questo portiere, siamo contenti, perché anche se Russo è il leader del gruppo, a noi piace comunque, nonostante tutto, che non è zemaniano fino in fondo, però un goleador serve, un goleador. Sì, noi adesso abbiamo ancora una settimana di mercato, credo che forse ce la faremo, abbiamo due nel mirino, però dobbiamo aspettare l'ultimo momento, perché le opportunità, specialmente sul mercato italiano, arrivano all'ultimo momento. Presidente, ora per ora noi la ringraziamo, innanzitutto perché ci avete ospitato di nuovo anche qui, forza Lugano sempre e forza Zeman sempre. Forza Zeman sempre.